Siamo venuti in Germania in questo weekend autunnale, per fortuna c'è ancora il sole, con l'intenzione di fare un barbecue, ma poi è arrivata lei. Dopo tanta attesa è finalmente arrivata anche in Europa la nuova Corvette C8, immutato il fascino dal becco tipico, caratteristico, con una dimensione aumentata di 12 cm rispetto alla C7 per via del motore che questa volta è montato centralmente posteriore. Un aste bilancieri vuoto ma da oltre 500 cavalli con 640 Nm di coppia. Un cambio a doppia frizione veramente fulmineo per un piacere di guida tutto americano. Andiamo a provarla. Disponibile in due varianti, o coupé con il tetto asportabile e stivabile nel bagagliaio posteriore, oppure in versione convertible, quindi spider due posti secchi, con prezzi a partire da poco sotto i 100.000 euro, 95 in Italia. A questa C8 non manca davvero nulla per essere una super sportiva, a cominciare dal look molto aggressivo con il motore a vista posteriore, lo sbalzo anteriore molto molto corto, tanto che il bagagliaio anteriore ospita malapena un trolley, ma le linee, dicevo, sono veramente affilate, a cominciare dal becco tipico delle Corvette. I generosi montanti delle ruote che si vedono anche dalla posizione di guida e poi un cockpit da vera sportiva con un display da 12 pollici completamente digitale che cambia la grafica in funzione della modalità di guida scelta attraverso il pomello posto al centro del tunnel divisorio tra passeggero e conducente e che può arrivare a una definizione race o track, meglio dirsi, in cui ci sono veramente i parametri che servono per andare forte. Della C8 infatti sorprende la capacità di andare veramente forte, con anche la possibilità di viaggiare comodi, che non è proprio da tutte le super sportive. E poi c'è il borbottio del V8, che è una musica per le orecchie, che arriva da qua dietro. Il telaio è stato tarato alla perfezione, la geometria delle sospensioni, gli ammortizzatori MagnaRide aggiungono davvero un feeling preciso di dove si mettono le ruote e il poderoso motore comunque è in grado di spingere questa super sportiva a stelle e strisce in 3 secondi e mezzo da 0 a 100 e fino a quasi 300 km orari. A bordo si ritrova la filosofia Corvette, con il volante molto squadrato, parecchi comandi sulle razze e anche dietro il volante, oltre alle bellissime palette in alluminio ricavate dal solido, si capisce che sono di vero alluminio già solo al tatto, e poi questa zona divisoria con tutti i pulsanti che servono a comandare il climatizzatore e l'aria condizionata sia per la zona di sinistra che per la zona di destra. C'è poi questa manopola nascosta da un supporto in pelle che nasconde le funzionalità più interessanti, ovvero le modalità di guida che possono essere tour, sport oppure addirittura track, ma è sul volante che questo pulsantino con una Z sprigiona tutta la creatività di ogni guidatore di Corvette, perché pigiando questo tasto si inserisce lo Z-Mode. Lo Z-Mode è sostanzialmente una possibile
configurazione di tutti i settaggi della vettura, dallo sterzo alla reattività del motore e anche ovviamente la regolazione del ESP, che può essere completamente disinserito addirittura su due livelli, quindi è possibile garantire comunque una boa di salvezza in caso di eccessi. Naturalmente anche il display si trasforma di conseguenza, mettendo a disposizione una visualizzazione più votata alla sportività piuttosto che al turismo. Straordinario il lavoro poi delle sospensioni, le Magna Ride di terza generazione, che rendono i viaggi anche lunghi e a velocità sostenute come sulle autostrade tedesche davvero confortevoli. Si scende dalla macchina come dopo aver viaggiato su una limousine. Naturalmente il motore montato al posteriore ha ridotto un pochettino le capacità di carico, che erano proverbiali nella C7 e nei modelli precedenti, proprio perché c'era un baule posteriore, visto che il motore era montato davanti. In questo caso lo spazio per un trolley e poco più è davanti. Il poderoso V8 può anche funzionare a 4 cilindri soltanto per permettere di risparmiare carburante quando si veleggia. Ma è quando non ci sono più limiti di velocità che il V8 della Corvette dà il meglio di sé.